Carissime, carissimi, ben ritrovati. Eccoci al nostro quarto appuntamento nel percorso sulle rivoluzioni industriali. Oggi parleremo della seconda rivoluzione industriale. Viene definita seconda rivoluzione industriale quell'insieme di trasformazioni nei sistemi di produzione e in generale nella società che ha luogo tra il 1850 ed il 1900. Alla base della seconda rivoluzione industriale troviamo petrolio ed elettricità. L'elettricità era stata già studiata dall'italiano Alessandro Volta, nato nel 1745 e morto nel 1827. Alessandro Volta era riuscito a ricavarla attraverso procedimenti chimici. Pensiamo alla cosiddetta pila di Volta. Tuttavia, la svolta arrivò con un altro italiano, Pacinotti, e con l'invenzione della dinamo nel 1860. L'invenzione di Pacinotti viene perfezionata dal tedesco von Siemens ed applicata su larga scala sfruttando una centrale idroelettrica dallo statunitense Thomas Alva Edison, noto soprattutto per aver inventato la lampadina ad incandescenza. Grazie infine al lavoro del serbo Nikola Tesla viene sviluppata la cosiddetta corrente alternata. La dinamo produceva corrente continua. La corrente alternata consente il trasporto dell'elettricità su lunghe distanze. Per quanto riguarda il petrolio, la sua esistenza era già nota sin dall'antichità, ma è solo nel 1859, con l'invenzione del metodo di trivellazione ad opera dello statunitense Drake, che questa fonte di energia viene ampiamente resa disponibile. Questa disponibilità scatena una vera e propria corsa all'oro nero, come veniva e viene definito il petrolio. E nascono in poco tempo enormi ricchezze, come l'impero economico di Rockefeller, creatore della Standard Oil, che diventerà l'uomo più ricco del pianeta nella sua epoca. Dal petrolio, combustibile fossile non rinnovabile, si ottengono diversi derivati. Tra questi, particolarmente importanti, sono il cherosene, la benzina, la nafta e il bitume. Il cherosene è stato ampiamente impiegato nell'illuminazione prima del diffondersi dell'illuminazione domestica elettrica. Ancora oggi viene utilizzato nel riscaldamento, nelle stufe a cherosene ad esempio, e come combustibile per i motori a reazione sia ad uso civile che ad uso militare. La benzina sarà un ingrediente fondamentale nello sviluppo dei motori a combustione interna ed è ancora alla base della mobilità contemporanea. La nafta, invece, verrà sfruttata da Rudolf Diesel come combustibile per il motore che prende il proprio nome proprio dall'ingegnere tedesco, e infine il bitume, che è utilizzato nella realizzazione dell'asfalto. Come accaduto per la prima, i cambiamenti della seconda rivoluzione industriale coinvolgono trasporti, comunicazioni, consumi e stili di vita, sanità. Per quanto riguarda i trasporti, il perfezionamento dell'alto forno porta alla possibilità di produrre acciaio, una lega di ferro e carbonio su larga scala. Questo favorisce la costruzione di un'ampia rete ferroviaria che nel secondo Ottocento giunge a ricoprire gran parte dell'Europa. Per quanto riguarda l'Italia, annotiamo qui che nel 1884 nasce a Terni la prima acciaieria italiana. Restando sull'argomento trasporti, è con la seconda rivoluzione industriale che arrivano due elementi fondamentali del paesaggio urbano ed extraurbano dei nostri giorni: la motocicletta e l'automobile. Nel 1876 i tedeschi Nikolaus August Otto, Gottlieb Daimler e Wilhelm Maybach costruirono il primo motore a combustione interna a quattro tempi. Inizialmente il brevetto venne attribuito al solo Otto, ma vi furono successive contestazioni in quanto i perfezionamenti apportati da Daimler e Maybach furono fondamentali per il funzionamento dell'idea dello stesso Otto. Circa 9 anni dopo, sempre Daimler e Maybach presentarono al mondo quella che può essere considerata come la prima motocicletta della storia, la Reitrad, mossa da un motore endotermico capace di erogare la spaventosa potenza di 0,25 cavalli. Passa solo un anno ed ecco che nel 1886 un altro nome destinato a restare scolpito nella storia dei trasporti lascia la sua impronta. Carl Benz costruisce quella che viene ricordata come la prima automobile, la Benz Patent Motorwagen. I motori che spingevano questi primi esemplari erano tutti a benzina
occorrerà aspettare 11 anni per vedere i frutti del lavoro di Rudolf Diesel, anche lui tedesco, che nel 1897 presenta al mondo il motore alimentato a nafta che, ancora oggi, porta il suo nome appunto motore diesel. Nel 1836 lo statunitense Morse inventa il telegrafo, che trasmetteva usando un codice particolare noto appunto come codice Morse. Nel 1871 l'italiano Meucci, emigrato negli Stati Uniti d'America, inventa il telefono. Nel 1895 l'italiano Guglielmo Marconi inventa il telegrafo senza fili. La seconda rivoluzione industriale incide profondamente anche su consumi e stili di vita, in particolare sul settore alimentare e su quello dell'abbigliamento. È con la seconda rivoluzione industriale che nasce la figura del consumatore, vero motore del sistema capitalistico. L'inurbamento, vale a dire il fenomeno che porta una sempre più grande massa di persone a lasciare le campagne ed a trasferirsi nelle città industriali, porta al ridimensionamento in termini di importanza dell'economia chiusa tipica della vita basata sull'agricoltura, in cui molti beni essenziali venivano prodotti in autonomia. Le masse cittadine non sono in grado di produrre quello che gli è necessario per vivere, lo devono acquistare. È in questo modo che inizia il consumo di massa. Per quanto riguarda il settore alimentare, il settore agroalimentare, vengono inventati i concimi chimici che portano ad un grande aumento della produzione agricola. Nel 1851, inoltre, viene inventata la prima macchina frigorifera dallo statunitense Goring e vengono messi a punto nuovi sistemi per la conservazione del cibo. Con particolare riferimento all'Italia, nel 1857 Cirio fonda la prima industria conserviera italiana a Torino. Interessantissimo è anche osservare i cambiamenti che toccano il mondo della moda in generale e dell'abbigliamento in particolare. Nel 1852 Boucicault fonda a Parigi il primo grande magazzino, ovvero l'antenato dei moderni centri commerciali. Nel corso dell'Ottocento l'abbigliamento diviene un tratto distintivo della borghesia. Gli uomini vestono di scuro, colore che simboleggia sobrietà e serietà. Le donne borghesi vestono con maggiore eleganza, in quanto nel mondo profondamente maschilista della borghesia sono destinate a svolgere una funzione che potremmo definire di rappresentanza sociale, cioè le donne devono essere viste e farsi vedere, pur rispettando tutti i canoni dell'etica borghese. Anche sul fronte della sanità assistiamo a cambiamenti che si possono ben definire epocali. Già alla fine del Settecento, il medico inglese Jenner aveva iniziato a condurre degli esperimenti che lo porteranno ad elaborare il primo vaccino della storia, quello contro il vaiolo. Per tutto il XIX secolo le condizioni igienico-sanitarie degli europei andarono migliorando e nella seconda metà dell'Ottocento abbiamo una serie di invenzioni e scoperte che producono un enorme progresso nel campo della chirurgia e della medicina in generale. Nel 1846 negli Stati Uniti d'America viene inventata l'anestesia. Nel 1847, un anno dopo, l'ungherese Semmelweis intuisce che se il chirurgo si lava le mani prima di operare, le infezioni post-operatorie tendono a diminuire. Tra il 1894 ed il 1896 si diffonde l'abitudine tra i chirurghi di utilizzare camice e guanti durante le operazioni. Prima si operava con i vestiti di tutti i giorni. Il francese Louis Pasteur, che vive tra il 1822 e il 1895, scopre l'esistenza di una correlazione tra microbi ed infezioni. Tutti questi progressi portarono ad un forte aumento della popolazione europea, che passò dai 187 milioni del primo 800 ai 401 milioni di inizio 900. Per quanto riguarda la nostra penisola, dobbiamo dire che il cammino verso l'industrializzazione ebbe inizio con circa un cinquantennio di ritardo rispetto all'Inghilterra. Caratteristico del Regno d'Italia fu che il processo di industrializzazione si concretizzò soprattutto nel nord-ovest del paese, in particolare nelle zone di Torino, Milano, Genova, quello che verrà conosciuto più tardi come il triangolo industriale.
Vediamo in sintesi la nascita di alcune grandi industrie italiane, destinate ad avere un peso non trascurabile nella storia economica e sociale del paese. Nel 1853 viene fondata a Milano la Carlo Erba, un'industria farmaceutica destinata, in particolare nel primo Novecento, a diventare una realtà di livello europeo. Nel 1907 arriverà a contare ben 1200 operai. Nel 1872 viene fondata a Milano la Pirelli, industria specializzata nella lavorazione della gomma. Nel 1899 è la Fiat a nascere, la fabbrica italiana automobili Torino. Nel 1906, sempre a Torino, vede la luce la casa automobilistica Lancia, che prende il nome dal fondatore, Vincenzo Lancia. Due anni dopo, siamo nel 1908, nei pressi di Torino, sempre, ad Ivrea viene fondata la Olivetti, che sarà protagonista della terza rivoluzione industriale, nascendo come fabbrica di macchine da scrivere ed arrivando a creare il primo personal computer della storia. Nel 1910 viene fondata a Milano l'Alfa, anonima lombarda fabbrica automobili, poi divenuta Alfa Romeo. Come è facile comprendere, il mondo della seconda metà del XIX secolo, in particolare il mondo europeo, è in preda a cambiamenti che ben si possono definire sconvolgenti. Nella prossima puntata, nel nostro prossimo incontro, ci fermeremo ad ascoltare le testimonianze di tre spettatori di eccellenza che ci aiuteranno a comprendere quanto molte delle cose che oggi diamo per naturali, scontate, siano state percepite come traumatizzanti e quanta sofferenza e miseria si nascondano, a volte, nelle pieghe del glorioso cammino dell'umanità.